0-0 a Cremona nella partita che ha messo di fronte i grigiorossi e il Bari. La Cremonese, scottata dalle sconfitte interne con Udinese e Genoa, non ne vuol sapere di farsi ancora vittima alla terza grande. Il Bari, unica imbattuta della cadetteria, squadra messa su a suon di dollari, e i baresi però sono talmente realisti che, seppur provandoci, alla fine gioiscono per il punto ottenuto, un punto che serve per far camminare la classifica, anche se l'allenatore Salvemini non è del tutto soddisfatto. Noi era importante non perdere questa partita qua, però visto l'andamento della partita penso che il Bari ha tenuto il campo più di un'ora, ha comandato la partita. L'unico rammarico è che queste partite vanno concluse, e logicamente nell'ultimo quarto d'ora abbiamo fatto corso qualche rischio, ma abbiamo comandato la partita a nostro piacere. Vorrei più praticità. Dal canto suo, lo abbiamo già ricordato, a Mazzia interessava interrompere la serie no casalinga, anche perché privo di tre pedine di valore come Gualco, Loseto e Chiorri. Abbiamo perso qualche colpo e dobbiamo piano piano rimediare sia alle assenze che alle squalifiche senza perdere la testa. È chiaro che un po' di paura in certe circostanze c'è. Quindi c'è stato molto disordine tattico che ha favorito azioni fallose che l'arbitro Cormieti ha saputo controllare con capacità e tempismo, senza cioè che le stesse degenerassero. La cronaca si riduce all'osso e si limita per il primo tempo ad una sola azione, il gol realizzato al 28esimo da Maiellaro, che si aiuta però con la mano ed è annullato dal direttore di gara. Gliel'ho detto anche all'arbitro, ho parlato, cioè onestamente ho detto che, cioè io non l'ho sentita, però i miei compagni di squadra, gli stessi miei compagni mi hanno detto che io l'ho toccata con le mani. Ripresa su un tiro del barese Carboni e la deviazione di Montorfano, Rampulla è chiamata ad una parata che eviti l'autogol. Al 31esimo ci prova Cinello per la Cremonese, conclusione fuori ed ancora Maiellaro per il Bari che sfiora la rete.